Guerrieri, bentornati nel nostro Fight Club. Ieri all'Apex Center di Las Vegas si è svolto l'UFC 250. Non perdiamo tempo ed andiamo a vedere che cosa è successo. Sean O'Malley, favorito nella sfida contro Eddie Wineland nella divisione dei pesi gallo, ci ha messo 2 minuti a chiarire chi è il più forte sull'ottagono e con un diretto destro devastante preceduto da uno scambio leggero manda tutti negli spogliatoi. Una prestazione stellare di O'Malley che ha le carte in regola per diventare la nuova stella per la UFC. Il secondo incontro della sera è stato fra Anthony Rocco Martin contro Neil Magny. Quest'ultimo favorito nella sfida non sembra prevalere mai nettamente su Martin. Un incontro senza particolari guizzi, godibile ma non entusiasmante. Magny si porta a casa la vittoria con una decisione unanime. Per fortuna il terzo incontro mi ha risvegliato facendomi saltare dalla sedia. Infatti nella divisione dei pesi gallo il favorito Aljamain Sterling, secondo nella divisione, ha affrontato Cory Sandhagen. No way, anche qui dopo 2 minuti e mezzo Sterling aggredisce il suo avversario e lo mette a dormire con una ghigliottina perfetta. Sandhagen non ha avuto scampo, Sterling è stato perfetto. Dopo 2 incontri su 3 di questo livello l'adrenalina è già alle stelle e speri di vedere di più, e per fortuna è stato così. Di nuovo nella divisione gallo si sono scontrati Cody Garbrandt, nono in classifica, contro Rafael Assunção, quarto. È accaduto qualcosa di strepitoso. Primo round emerge la velocità inumana di Garbrandt nello striking, e nel secondo round, proprio sul suono del gong, Cody lancia un missile nucleare sul mento di Assunção che spegne le luci a tutto l'isolato. Vince al secondo round per KO Cody contro un avversario di tutto rispetto e rimette in luce una categoria, quella dei gallo, che non è propriamente famosa per i KO e le vittorie prima del limite. Ma veniamo al main event della serata, che è stata la consacrazione di una campionessa che è già entrata nella leggenda della UFC. Questa leonessa è Amanda Nunes, che dominando 5 round sia nello striking che nella lotta a terra contro Felicia Spencer dimostra, se ce ne fosse stato ancora bisogno, che è un'atleta di un altro livello. Ha battuto tutte le sue avversarie, ha una win streak di 11 vittorie consecutive, meglio di lei solo Khabib. Inoltre è l'unico atleta a difendere 2 cinture in 2 differenti classi di peso. Che dire, non ci sono più rivali per la Nunes al momento. Il regno della leonessa sembra essere destinato a durare a lungo. Guerrieri, il video è finito. Se vi è piaciuto mettete un like e condividete. Vi aspetto la prossima settimana con la UFC Fight Night, dove combatterà il nostro Marvin Vettori. Mi raccomando, keep fighting, alla prossima!